Benvenuti a tutti, un pubblico particolarmente numeroso questa sera per ieri a Torino e proseguirà le recite per le prossime settimane, per cui molti non avranno potuto ancora vedere lo spettacolo, ma questi incontri servono anche per fornire degli elementi per fruire ancora meglio dello spettacolo quando si andrà a vederlo. Ringraziamo Giacomo Albert e Marida Rizzuti dello Iuri di Milano e Giacomo Albert del Dams di Torino che condurranno l'incontro, e abbiamo anche il piacere e la sorpresa di avere straordinaria per la prima volta. E lui alle 6:30 dovrà essere al Circolo dei Lettori per una serie di incontri che iniziano oggi e proseguiranno fino al 6 dicembre, per cui a un certo punto dovremo lasciarlo libero di andare al Circolo dei Lettori. Grazie ancora e buon grazie. Noi ringraziamo per questo gentilissimo invito che abbiamo accolto. Prima che ancora finisse la frase noi abbiamo già detto sì. Per cui sono particolarmente emozionata a sentirvi. Sono circondata, già resa al teatro 1000 anni fa. Iniziamo subito proprio per sfruttare al massimo la presenza di Domenico Starnone e di tutta la compagnia. Cos'è l'ACI? L'ACI è una rielaborazione teatrale dell'omonimo romanzo di Domenico Starnone, e in due parole declina il tema della relazione matrimoniale, più in generale della famiglia, in modo impietoso, senza vincitori e con molti sconfitti. Sulla base di questo io lascerei subito la parola a Domenico Starnone se ci vuole parlare di appunto l'ACI, il romanzo, l'adattamento, e poi appunto cos'è questo laccio che ci lega e non ci slega. Allora, io devo fare una premessa. Si sente? Forte e chiaro. Bene. Quello che dicono gli autori va preso con le molle. Gli autori non parlano mai dei loro libri, delle loro opere. Gli autori parlano delle intenzioni che avevano quando li hanno scritti. Ciò che c'è realmente in un libro, ciò che c'è in un film, ciò che c'è in uno spettacolo teatrale è cosa che riguarda il pubblico. È il pubblico che si inserisce in quel lavoro attivamente e lo interpreta, se lo adatta, fa in modo che combaci o entri in conflitto con la propria esperienza. Ora, l'ACI, come veniva detto, è un testo sul matrimonio, sulla famiglia, sulle relazioni d'amore, su come queste relazioni durano tutta la vita, si rompono, si riallacciano e così via. Ecco, vedete, quando noi parliamo, diciamo, riallacciare, allacciare, è una metafora. Quello che però io spero vi sorprenda è che quando vedrete lo spettacolo, se non l'avete ancora visto, scoprirete che nello spettacolo, nel testo, nel romanzo, l'ACI non è una metafora, o non parte come metafora. I lacci sono, nello spettacolo, i lacci delle scarpe, quelli che noi utilizziamo per allacciarsi le scarpe. Che cos'è l'ACI secondo me? L'ACI è stato considerato un libro, e poi
non solo uno spettacolo, non ne hanno ancora parlato molto, un libro sull'adulterio, sull'abbandono, sulla crisi matrimoniale. Per me l'accio non è questo. Per me, però vi ripeto, prendete quello che vi dico con le molle, per me l'ACI è un libro sulle false riconciliazioni, sui falsi perdoni, sui falsi perdoni. In l'ACI la vera tragedia non esplode perché il personaggio Aldo si innamora di una donna, di una ragazza più giovane, più bella, meglio istruita, meglio educata, e se ne va, lasciando moglie e due figli. Non è lì che esplode la tragedia, perché se voi vedete il percorso che fa il personaggio femminile, beh, quando il personaggio femminile ha attraversato tutta la sua crisi, nell'ultima battuta che dice, prima che il monologo si interrompa, nell'ultima battuta che dice è una donna che ha accettato la situazione. Dice, caro, te ne sei andato, benissimo, noi viviamo da soli, i figli se ne sono andati, i figli mi sono stati affidati, quindi se li vuoi vedere sta solo attento a non fare loro del male. Quando è che comincia la tragedia? La tragedia comincia quando Aldo torna, decide di tornare a casa. Quindi per me l'ACI è un racconto di come le riconciliazioni possono risultare false riconciliazioni. Attenzione, non esageriamo, non è detto che tutte le riconciliazioni siano false, non è detto che tutti i perdoni non siano veri. Nella storia che io racconto, la riconciliazione non è vera. Cioè, dico l'ultima cosa e poi mi blocco. Chi vedrà lo spettacolo, stia attento al personaggio però di Aldo, perché io come autore penso che malgrado tutto, Aldo ami l'amore, ma la ama in una maniera che causa a lei, ai figli, soltanto danni. Vi ringrazio, spero che le mie chiacchiere non servano a farvi scappare dallo spettacolo. Se posso riallacciarmi a quanto stava dicendo, mi rivolgo sia a lei sia in questo caso ad Aldo, cioè a Silvio Orlando, sul personaggio a questo punto di Aldo, cioè la complessità del personaggio di Aldo, che secondo me ieri peraltro è anche molto lo si sentiva anche a pelle, cioè dove comunque Aldo non è riuscito, in realtà è un suo fallimento il fatto di non essere riuscito a perseguire la liberazione, per esempio, no? a conseguire la libertà in qualche modo, il principio di libertà, il principio della felicità. Lui stesso aveva paura, o sbaglio, questa è un'interpretazione sbagliata, cioè lui è tornato indietro non solo per l'evento dei Laci e quindi insomma il riavvicinarsi alla famiglia, ma anche per avere paura di non essere in grado di portare avanti poi questa libertà, di dire io ho rinunciato a qualcosa, ho rotto un qualcosa, ho creato del dolore e questo dolore non mi ha portato poi alla fine a l'Eden, visto che di Eden anche si parla, o può essere sbagliato. Sì. Io prima di rispondere alla domanda sulla pavidità di Aldo di fronte alla possibilità di essere veramente felice, mi pare che questo è il segno. Vorrei dire due parole, innanzitutto sul mio rapporto con Silvio. Cioè, il mio rapporto con Silvio è un rapporto non di ieri, ma di molti anni fa. Io ero un insegnante e basta, e poi scrivevo sul giornale. Quando Silvio si è presentato da me e mi ha detto: vuoi scrivere
una cosa sulla scuola. Ecco, da quel momento la vita di Silvio non è cambiata, ma la mia sì. La mia sì, perché non avevo mai fatto cinema, abbiamo fatto cinema, ho scritto sceneggiature, ho scritto prima di tutto questo la scuola, all'epoca si chiamava Sottobanco, e in realtà ho scoperto che tutto questo mi piaceva. Mi piaceva scrivere per il cinema, mi piaceva scrivere per il teatro, insomma io sono molto grato a questo uomo, e non l'ho mai detto pubblicamente, lo dico per la prima volta. Aldo, io direi che, almeno sempre secondo le mie intenzioni, Aldo appartiene a una generazione, parlo del libro, non tanto dello spettacolo dove le cose cambiano appena appena, appartiene a una generazione che si è innamorata e si è sposata quando in Italia non esisteva il divorzio. Oggi noi non ci pensiamo, ma le relazioni di allora erano relazioni sentite come eterne. Poi che cosa succede? L'Italia cambia e questo cambiamento investe le persone in maniera diversa. Aldo viene investito dai cambiamenti che oggi noi diciamo il 68. In realtà è il grande cambiamento d'Italia negli anni 60 e negli anni 70. La sua modernizzazione, cioè la fine di un'Italia arretrata, agricola, con le donne, oggi noi ci lamentiamo tanto, ma se voi vedete i filmati di allora, le donne per andare in chiesa mettevano il velo, nel sud se le signore andavano più o meno stabilmente con un velo, noi non lo chiamavamo velo, ma era questo. Insomma, quell'Italia finisce. Aldo viene investito da questi cambiamenti, la moglie balla un po' meno. La loro tragedia dipende anche da questo. Cioè che Aldo cambia e lei no. Poi che cosa succede? Succede che le motivazioni che hanno aiutato Aldo ad andarsene via di casa, e cioè i cambiamenti culturali che lui ha intorno, piano piano si attenuano. E quindi lui si sente meno giustificato dal mondo esterno. E in più ha un legame forte con la moglie, con la quale ha fatto due figli, con cui è vissuto per molto tempo. La ragazza che lui amerà per tutta la vita è comunque una ragazza lontana dal suo mondo. Quindi quando Aldo fa un passo indietro, lo fa per molti motivi contemporaneamente. I figli, il legame con i figli, il senso di colpa. Nello spettacolo, come nel libro, c'è un momento in cui lui vede per strada una donna malmessa con due figli che si trascina dietro questi ragazzi, e dice: io capii all'improvviso che il mio posto era lì. Naturalmente però tutto questo è, vedete, nei film, nei libri, a noi succede spessissimo di avere l'impressione che tutto quadri, ma nella realtà tutto non quadra. Cioè Aldo è spinto da motivazioni diverse, è finito il mondo post-68esco, tutto sta arretrando e quindi arretra anche lui. Il legame con i figli, un vecchio legame con la moglie che è cambiato, diciamo l'ha amata, ora le vuole bene. Nel libro, nel teatro, nello spettacolo teatrale non c'è, non era possibile, ma nel libro Aldo a un certo punto va dalla moglie, la vede addormentata, ne sente la tristezza e nel sonno, quindi non nella finzione, la moglie sta dormendo, lui la bacia perché ha un momento di tenerezza verso questa signora anziana che teme per il gatto, che ha paura, eccetera, eccetera. Le motivazioni degli esseri umani sono multiple, non ce n'è mai una sola, e certe volte sono anche contrastanti. E la letteratura ha il compito di tenere insieme spiegazioni diverse, anche contraddicendosi,
Perché? Perché la letteratura cerca in genere un ordine per la realtà che in linea di massima è sempre caotica. Ci fa fare cose che non vorremmo fare e le facciamo. La letteratura va dietro a queste contraddizioni. Non vi fidate dei racconti che ci hanno sempre tutti in ordine, dove tutto è conseguenziale. Sono racconti che in realtà raccontano più uno stereotipo che il mondo così com'è, e gli scrittori, nel limite del possibile, devono sforzarsi di avvicinarsi alla complessità dell'esperienza. Però io so che siete qui per sentire Silvio Brano e gli attori, quindi non mi voglio annoiare più. Quanto abbiamo? Dove la nostra, sì, la nostra assistente Francesca? Dov'è? Francesca, dove sei? Quanti minuti abbiamo ancora? Perché no, beh, un quarto d'ora. Un quarto d'ora c'è, sì, di, sì, puro starnone, sì, sì, in 3D. Ce lo godiamo fino alla fine, perché non sapete quanto siete stati fortunati oggi. La prima volta che facciamo un dibattito alla presenza dell'autore, quindi anche per noi, insomma, finalmente capiamo cosa facciamo in scena. Fino in fondo, insomma, molte delle cose che ha detto stasera per noi erano ancora dei dubbi, cose che non avevamo neanche capito integralmente. Quindi, insomma, capiamo il nostro. Questo tono è il tono classico delle persone intelligenti. Oh, dei furbi. Quindi, insomma, stimoliamolo, perché lui è un napoletano indolente come me. E quando ci siamo abbandonati la prima volta e ci siamo visti, che noi non ci conoscevamo, lui non sapeva assolutamente chi io fossi, già avevo fatto qualcosa in televisione, era una specie di comico televisivo, i suoi alunni mi conoscevano, lui no. Ci salutammo con la certezza che non ne sarebbe venuto a capo, non saremmo venuti a capo di niente, mi sembra, all'epoca, quando diciamo, vediamo, speriamo che succeda qualcosa, poi dopo è successo un po' di tutto. Quindi stimoliamolo per avere, insomma, intelligenza allo stato puro. I moderatori forse hanno questa funzione. Sì, a noi interessa, visto che abbiamo tutta la compagnia e l'autore che appunto di cui non bisogna mai fidarsi, no? Vorremmo proprio chiedervi, per cui si può fare un giro, ciascuno degli attori può presentare in che modo ha cercato di dare spessore al personaggio. No, ma questo facciamolo dopo. Lo facciamo dopo? Sì, perché è molto dura, se no la siamo sempre. Ah, e allora sfruttiamo lui. Allora andiamo verso. Sì, no, la domanda di riserva c'è sempre, la domanda di riserva c'è sempre. Allora parliamo di questioni di adattamento, in che modo la sofferenza di un autore di fronte alla pagina bianca che deve riempirla, la pagina bianca che deve tagliare. Ecco. Facciamo professoroni a questo punto, le questioni di adattamento, cioè in che modo leggendo il romanzo e poi leggendo la trasposizione teatrale, ecco, già io non parlerei di adattamento ma parlerei di trasposizione, viene tolto molto e aggiunto, per esempio Nadar emerge come personaggio definito e soprattutto una nota di regia pugliese dice, si parla di sinfonia del dolore. Quante facce può avere il dolore? Perfetto. Guardate che qualcuno di qua parte, capito? Guarda uno stimolo del dolore. In realtà io ho scritto tre cose per il teatro. Tutte e tre le cose vengono da libri. Questo, secondo un grande luogo comune, significa, ma io lo considero un luogo comune, che i testi non sono testi nati per il teatro. Perché? Perché dietro hanno la letteratura, hanno una tonalità letteraria. Ora, io di questo luogo comune non mi fido. Tenete conto che il teatro è nato anche con
quando voi leggete Shakespeare, la prima riflessione che dovete fare è come sarebbe bello un mondo, e come sarebbe straordinario un mondo in cui tutti parlano non come i personaggi, i principi, i duchi, eccetera, di Shakespeare, ma come i servi, i personaggi dei servi parlano in un modo complesso, alto, ricco di immagini. Vedete, il teatro deve anche proporre un linguaggio, non semplicemente mettere in scena il linguaggio corrente, veloce, eccetera, cercando di imitare il cinema e così via. Per cui, delle cose che abbiamo fatto insieme, io sono abbastanza fiero, naturalmente si soffre, perché quando prima non c'è già un testo, ne nasce uno che prima non c'era. Quando invece scrivete partendo da un testo letterario, voi sapete già che dovrete darvi colpi d'ascia e li sentirete, cioè da là ci sono sparite molte cose a cui tenevo. In genere io tendo ad andare veloce nel momento in cui scrivo e quindi scrivo molto. I copioni, così come li consegno a Silvio, che è il mio interlocutore, all'inizio, sono copioni che bisognerebbe poi stare a teatro intorno alle 6 ore per riuscire a tenere insieme lo spettacolo. Poi che cosa succede? Lui ci lavora e comincia a dire ma questo perché non lo togliamo, poi arriva il regista e poi un po' tutto si assottiglia, e in realtà il testo che va in scena, proprio perché è spettacolo e non è letteratura, alla fine è un testo nella sostanza in cui la collaborazione è anche notevole, è anche forte, ed è stato sempre così. È stato sempre così. Io leggevo un libro in cui si parlavano dei rapporti tra Brecht e Lothar, l'attore Charles Lothar, a proposito del Galileo, e lì Lothar metteva mano e Brecht lo seguiva, perché vedete, chi scrive a casa, chi è abituato alla scrittura, non è detto che abbia competenza di spettacolo. Io ieri sentivo loro che facevano prove foniche e lo sentivo con interesse, lui captava delle cose che io dicevo ma benissimo, e lui sentiva che quello non funziona. Dietro uno spettacolo c'è un lavorio di tecnici, di persone che fanno quel lavoro, e quel lavoro porta poi a ciò che vedete in scena. Certo, può succedere anche, come capita per esempio in Lacci, che si taglia via qualcosa e poi si scopre che quella cosa era buona e funzionante. C'era una battuta a proposito del dolore di banda che alla fine era saltata via e che ieri sera l'ho sentita in scena di nuovo e mi sono sentito consolato. È il momento in cui Aldo dice: andavo, ero ospitato da amici e mi dicevano Dio santo com'è antipatica tua moglie, e io ho detto guardate che quando si soffre non si soffre in maniera simpatica. Ora, quella battuta è importante se ci pensate, perché la testimonianza che quest'uomo sa di aver fatto qualcosa di terribile e che però fondo di senso di colpa, di rispetto nei confronti della moglie, ne percepisce il dolore. E guardate, quando le persone percepiscono il dolore delle loro vittime, o sono dei sadici, oppure semplicemente sono degli esseri normali che non avrebbero voluto dare tutto il dolore che hanno dato. Ho finito? Sì, no, perché io sono tra gli ultimi 5 minuti. Francesca? Quanto manca? No, va bene, va bene. 5? 5, 7. 7 minuti. No, io volevo dire, ho parlato di 3 testi. Il primo è La scuola, il secondo è Lacci, il terzo è un testo a cui tengo moltissimo. Ecco, ascoltiamo gli ultimi minuti per parlare di questo. E che si chiama Autobiografia erotica. È tratto da un mio libro che si chiama Autobiografia erotica di Aristide Gambino.
e quindi ancora una volta un testo che ha un'origine letteraria. Anche lì è un testo in cui abbiamo lavorato molto, su cui abbiamo lavorato molto, colpi terribili di accetti. Ora è una cosa di un'ora e un quarto terribile sui rapporti tra maschio e femmina, visti integralmente dal punto di vista sessuale. È un testo molto duro, che del tutto casualmente, va a sbattere con le cose che la televisione ci racconta ogni giorno, a partire da Weinstein. Quindi, se vi capita, andatelo a vedere, quando andrà in scena, perché è una cosa che tutti quanti voi, io, lui, Vanessa, Pier Giorgio, Maria Laura, la produttrice, Maria Laura, amiamo moltissimo, anche se ha una sua audacia. Se, allora mi sorge una domanda allora, su quello che stava dicendo. Ma Silvio, perché sta qui? Ma Silvio, gli altri abbiamo altri tre quarti d'ora, mezz'ora dopo, per dire le nostre banalità. Come mai proprio l'autobiografia erotica? C'è una forte relazione tra autobiografia erotica e l'ACI, no? In questa lotta tra il principio del piacere, quello che Marcuse avrebbe chiamato il principio del piacere e il principio di realtà, no? Quindi tra la realtà e quindi i legami della realtà, quindi la realtà costituita, la società e la famiglia patriarcale in questo caso, e dall'altra parte invece la liberazione erotica. Come mai entrambi di seguito due? Io adesso ovviamente lo spettacolo non l'ho visto, sarebbe difficile, però insomma nel libro si tematizza più o meno, si iscrive all'interno di questo ambito di problemi. Io ho cominciato a scrivere occupandomi di scuola. In maniera molto naturale, dalla scuola sono passato alla famiglia. Prima alla mia famiglia d'origine, poi alla famiglia come io l'ho vissuta. Dalla famiglia sono passato all'educazione sessuale maschile. Voi dite perché? Perché è un gomito. Quando noi diciamo famiglia, noi diciamo molte cose contemporaneamente e ci nascondiamo, facciamo finta che famiglia non significhi innanzitutto sesso. Sesso. Facciamo finta che non sia vero, che la famiglia, la sacra famiglia, eccetera, eccetera. Quindi era un passaggio più o meno obbligato. Se poi andiamo all'educazione sessuale maschile e come è cambiata, io in autobiografia erotica faccio un percorso che comincia negli anni 40 del Novecento e finisce oggi, raccontando un uomo soltanto, apparentemente, soltanto dal versante della sua vita sessuale. Naturalmente nel fare questo racconto le sue relazioni d'amore, il suo senso della famiglia, i figli che ha fatto e così via. Della famiglia io ho raccontato in un libro che si chiama Via Gemito. Via Gemito è la famiglia patriarcale, piena. Poi ho scritto, e i libri io li vedo uno dietro l'altro, Aristide Gambia, l'autobiografia erotica di Aristide Gambia, e lì è la storia della sessualità di un uomo e della costituzione della sua famiglia, di come questa famiglia si rompe, si ricompone, cioè infine l'ACI. L'ACI è ancora una volta il percorso attraverso la famiglia, ma il l'ACI diventa più visibile che il tema del sesso è il punto in cui la famiglia svela le sue crepe. Chiaro? Quando noi diciamo
così bene insieme, erano una così bella famiglia, e lui poi è andato via di casa e sfumiamo, stiamo dicendo una relazione d'amore sessuale che ha prodotto un bel periodo di vita e figli e così via, si è rotta. Si è rotta. Perché, guardate, la letteratura è piena di storie che hanno al centro la famiglia. Non diciamo niente di nuovo quando diciamo io sto raccontando la famiglia. È così piena perché la famiglia è la sintesi di tutto. È il luogo dove nasce un piccolo animaletto, che noi diciamo, oh che bel bambino, che bel neonato, eccetera. E poi noi genitori li costruiamo intorno l'umano, lo umanizziamo. E tutto funziona bene fino a quando questa costruzione dell'umano non comincia a rompersi e non cominciano a venire fuori elementi di base animale. E l'elemento di base animale che l'uomo governa male è il desiderio. E il desiderio ha a che fare col piacere, con una vocazione al piacere molto forte. Quando tutto si rompe, quando le costruzioni sociali che noi abbiamo messo in piedi cominciano a mettere crepe, è perché questa istintualità di fondo, il nostro cervello che ha al fondo il serpente, comincia a guizzare, a colpire, a spaccare, ad aprire crepe. Questo discorso si può fare sulla famiglia, si può fare sulla convivenza tra gli uomini, si può fare sulle società, si può fare sulla violenza, le guerre, l'assassinio, sull'ammazzamento di donne, eccetera, eccetera. E c'è qualcosa che a un certo punto, qualcosa che doveva funzionare, che funzionava e che poi si rompe e porta all'orrore. E io ho finito. Perché se no cominciate a piangere. Applauso. Francesca, la guardate? Sì, con un solo uomo. No, adesso se fai. No, perché noi avevamo promesso un piccolo trailer, insomma, in termini cinematografici, di autobiografia erotica, che non so quando e come la faremo adesso, perché io vedo un po' la situazione, un po' di mancanza di visibilità totale praticamente per la grande maggioranza dei nostri convenuti. Qui davanti tu. No, devono stare seduti al tavolo. Grazie. Quindi, grazie a tutti, siete stati. Rimaniamo per far ridere questa cosa veramente molto. Non è una situazione veramente molto teatrale, diciamo così, perché veramente glaciale, se non avessimo un obitorio qua. Però i nostri attori sono sicuramente straordinari e talmente pronti. Forse il piccolo antefatto è che la storia di questa fotografia era di due persone, un uomo e una donna, che si sono conosciuti 20 anni prima in un pomeriggio a Ferrara, vabbè, Ferrara è incidentale, e questa cosa ha prodotto così una unione anche sessuale così molto veloce. Si rincontrano dopo 20 anni su un'iniziativa della donna che riesce a tirare dentro l'uomo una lettera piena di, insomma, così, di linguaggio molto osceno anche, insomma. E allora lui, l'uomo, insomma, pensa che comunque qualcosa possa succedere anche quel pomeriggio lì 20 anni dopo, quindi si ritrovano in un appartamento e scopriremo ben presto che per quella stessa storia vissuta dai due ha totalmente avuto degli effetti sui personaggi totalmente diversi. E ne facciamo ovviamente 5 minuti, insomma, non di più. Però è bene che vi mettete, forse come dovreste essere, un po' lontanucci, non saranno così lontani. Io mi levo perché ho paura, perché è molto. Buonasera. Vanessa Scalera, Giorgio.
Buonasera. No, hai ragione, sì, no, non sei cambiata. No, sono cambiata, sono passati 20 anni. Per riconoscermi ti dovresti ricordare di me a 18 anni e secondo me tu non ti ricordi niente. No, io mi ricordo perfettamente di te. No, non ti ricordi niente. Tu eri la segretaria di quell'avvocato di Ferrara che aveva scritto sì. La biografia di sua mamma napoletana e la voleva pubblicare. Ma questo te l'ho scritto io nella lettera. E io allora lavoravo per una piccola casa editrice di Napoli ed ero venuto a Ferrara per conoscere l'avvocato. E come si chiamava l'avvocato? Nardino Ursi. Sei sicuro? E tu mi hai scritto nella lettera Nardino D'Ursi. Ma no, ma è un nome che ho inventato io. Infatti, a me mi pareva che si chiamasse D'Ursi, Nardino D'Ursi. D'Ursi, dici? No. No. Vabbè, come si chiamava? Nardino D'Ursi. Dai, di la verità. Prima che ti scrivessi io la lettera non ti ricordavi nemmeno come mi chiamo io. Vuoi scommettere che io mi ricordo molti più dettagli di quanti ne ricordi tu, Mariella? E scommettiamo. L'avvocato aveva da fare e ti ha mandato alla stazione a prendermi. E anche questo te l'ho scritto io nella lettera. Sì, ma nella lettera tu non hai scritto che alla stazione per farti riconoscere ti sei presentata con un cartello scritto sopra il mio nome. Sì. Sbagliato. Sì. Sì, invece li avresti di Gambia, avevi scritto. Oreste Gambia, sì. Mi ricordo, facesti un sacco di storie, ci tengo al mio nome, non sopporto quando me lo sbagliano. Dunque ero anche antipatico oltre che brutto. Beh, no, questo l'hai scritto tu, nero su bianco. Eri bruttissimo. E tu eri bellissimo, anzi sei bellissima. E com'ero pettinata? Coda di cavallo. No, portavo i capelli sciolti. Com'ero vestita? Jeans, gonna e camicetta, vestito intero. Gonna e camicetta? Portavo jeans. No, mi ricordo assolutamente gonna e camicetta. E allora, dimmi un po', che cosa abbiamo fatto dopo l'incontro alla stazione? Allora, l'avvocato aveva da fare e tu mi hai portato a fare un giro per la città. Poi Ursi non si liberava e siamo andati al cinema. E come si chiamava il cinema? Come si chiamava il cinema? Non me lo ricordo. Astra! Ma sono passati 20 anni comunque. E poi, dico, nella tua lettera c'erano un sacco di passaggi imprecisi. Ah, sono sì? Un po' falsi. Per esempio al cinema, no? Non sono stato io a prendere l'iniziativa. E poi che hai fatto? Sentiamo. E poi mi pare che tu abbia fatto le cose che di solito si fanno in un cinema al buio. E non hai fatto niente di quello che di solito si fa al buio in un cinema. E poi mi hai baciata solo dopo che io ti ho messo una mano sul cazzo. E perché ho detto cazzo? No, certo, l'hai detto in maniera un po' artificiale, un po' ostile, ecco. Io certe cose bisogna saperle dire, ecco. Ti ho messo una mano sul cazzo, però ho trovato, sai, un rotolino come quelli della Garza. Ti ricordi tutti i dettagli? Un po' di pornografia terra-terra, ora tu non saresti seduto qua davanti a me. Allora, facciamo una prova preliminare di franchezza? Tu ricevi una lettera piena di porcherie, come piacciono gli uomini, e la ricevi da una di cui a malapena ti ricordi. Questa signora ti dà un appuntamento e tu all'appuntamento ci vai. Perché? Perché? Per nostalgia della gioventù. Per curiosità. Tu ci vai perché ti sei detto fammi vedere che vuole questa puttanona, magari vale ancora la pena di una bella scopata. Fai ancora la mammoletta, vedo. Perché a Ferrara ho fatto la mammoletta? Sì, la mammoletta con moglie e figlio in arrivo. Vabbè, vuoi scherzare? Scherziamo. Vabbè, ero un ragazzino sposato. Un ragazzino sposato che passa un intero pomeriggio con me, con una ancora più ragazzina di lui. Una sconosciuta di 18 anni in una città sconosciuta, 5 ore in tutto, di cui 2 al cinema. Poi il ragazzino riparte, torna dalla moglie incinta e chi lo vede più? Che cosa è successo in quelle 5 ore? E cosa è successo? È successo che hai buttato lì grandi ragionamenti per farmi impressione, poi ti sei vantato del lavoro che facevi per la tua piccola casa editrice, però cose carine non me le hai dette. Quindi se non abbiamo avuto delicatezza allora, perché averne oggi? Abbiamo avuto una storia di fica e di cazzo. Tu
tu sei venuto a questo appuntamento perché? Perché nella lettera si parlava di fica e il cazzo. E ora speri che ci sia la possibilità di mettere il cazzo nella fica. Non nego. Bene. E se non neghi mi fa piacere. Com'è stata moglie Nina? Ti ricordi il nome di mia moglie? Io mi ricordo tutto, tutto, tutto. Il matrimonio è finito 15 anni fa. E i figli? Ah. Uno. Ma poi mi sono sposato un'altra volta. Di figli in tutto ne ho tre, però anche il secondo matrimonio è andato male. Insomma, una brutta storia. Ti vedo un po' malmesso, No, io sto benissimo. Basta matrimoni, solo incontri. Allora, io ti ho invitato qui per che cosa? Ti ho invitato qui per fare un gioco. Per fare un gioco, No, scusate, perché da qui partono. No, ma è. Ciao, Lorenzo, un minuto. Ecco, bene. Così capirete, insomma, che anche un po' di confezione per uno spettacolo è utile per farlo diventare un po' seducente, insomma, diciamo, a livello brutale, di parole dette in favolismo. Io a questo punto rilancerei la domanda fatta prima a tutta la compagnia. Sì. Possiamo fare un giro? Possiamo appunto fare un giro per ciascun personaggio, può presentare appunto alla luce anche delle cose, dette da Starnone su appunto falsi perdoni, false riconciliazioni, altro a Matanga, ad esempio, la butto lì, iniziamo. Cioè in che modo il personaggio è stato costruito? Ciascuno di voi ha costruito il proprio personaggio. Quando vai in scena, la prima cosa di cui ti preoccupi sostanzialmente è di dare un corpo al personaggio, anche un'anima, ma anche e soprattutto di dare una plausibilità scenica, insomma, che quella storia che stai raccontando attraverso il tuo personaggio pubblico abbiano una forza lì, in quel momento, in quell'istante là, al di là di come lo si può spiegare o non spiegare. Quindi la difficoltà di questo personaggio era che è un personaggio che racconta tutto, che non gli accade praticamente nulla in scena, racconta del passato, ecco. E quindi fare un'ora di spettacolo, che è quello che mi riguarda in pratica, perché io sono molto presente nella parte centrale dello spettacolo, che è un'ora di spettacolo di ricordi, di nostalgie, di cose che sono successe nel passato, poteva essere molto pericoloso perché diventava una cosa molto monocorde. Quindi la battaglia che faccio tutte le sere è quello di rendere molto vivo e far vivere il dolore lì, in quel momento là, mentre lo sto vivendo in scena. Non solo raccontare il dolore, ma cercare in qualche modo di rappresentarlo là, in quel momento che sto vivendo. E quindi il dolore di quest'uomo nasce soprattutto da questa possibilità che ha avuto, che non è riuscito a sfruttare, un po' per vigliaccheria, un po' per buonsenso, un po' per sensi di colpa, un po' per i famosi lacci di cui abbiamo sviscerato prima il senso, e forse anche per amore di questa donna che ha lasciato, in qualche modo, a cui probabilmente forse quella era la donna della sua vita. E non è stato in grado di... Aldo non è... ha paura anche sia di ammetterlo quasi in qualche modo a se stesso, oppure appunto è troppo attanagliato dal dolore. Tutti e due sono molto attanagliati dal dolore e non riescono più a vedersi perché hanno questo schermo, filtro che è il risentimento, soprattutto della moglie, rispetto al marito, per quei 4 anni, non stiamo parlando di una sbandata, è una cosa che è successa, stiamo parlando di 4 anni della vita di un uomo che ha vissuto altrove, in un'altra città, con un'altra donna, un altro,
ambiente, un appartamento, un pezzo di vita. Quindi non è una cosa così. Però probabilmente la donna della vita di quest'uomo non era Lidia, ma era la moglie, che credo, come diceva Domenico, alla fine, per la quale nutra un affetto. Vero, insomma, diciamo che poi una relazione rimane in piedi quando quell'amore forte, passionale, intenso, no? Poi lentamente si trasforma in qualche altra cosa che magari è meno potente, meno, diciamo prima, eroticamente denso, però diverso ma non meno importante. No, a questo punto Pirello c'è invece un personaggio molto diverso dal personaggio di Wanda, ovviamente, no? In parte contrapposto, in parte non potevo essere, almeno guardandolo ieri sera, prima leggendo il libro, mi sembra che ci fosse scritto chiaramente nel libro, nel copione, e ieri sera di averlo percepito molte volte il divenire, cioè secondo me era molto, è un personaggio che attraverso, attraverso una lettura di alcune lettere, però poste a distanza temporale, mi sembra che lei riuscisse a sia nella posizione, sia per la posizione dello spazio, ma soprattutto per il modo di rendere, che avesse un fortissimo, una fortissima trasformazione, che poi appunto, come dice anche Starnone, derivava anche dal dolore che trasforma le persone, no? O è una sua interpretazione, no, dell'interpretazione. Se lei ha visto questo, sono contenta, perché è quello che ogni sera mi propongo di fare, perché le lettere hanno un'altra natura di 4 anni, e quindi si passa da una banda all'inizio quasi invasita, viene lasciata, sono 6 giorni che è stata lasciata, e poi il dolore aumenta, viene tra virgolette accettato, è una donna che è rimasta sola, condannata per quegli anni a una solitudine, e probabilmente non accetterà mai l'atto che il marito ha commesso, però è un esercizio recitativo bello e interessante, che se questa cosa è passata sono molto contenta. E poi il finale è un'altra donna, una donna che appesantita dalla vita con 30 anni in più, che ogni sera consiglio, tentiamo insomma di rimetterlo in piedi, quel monologo che è più duro degli altri, perché dichiara la sconfitta. E quindi è molto più complesso quel monologo lì in realtà, perché ha una donna di 60 anni che dice delle cose di una freddezza: non mi piaccio io, non mi piace tu, non mi piacciono i miei figli, non mi piace la mia vita, più nulla. A me ancora la vita piace molto, quindi ho 40 anni, allora è distante da me quella banda lì. Quindi quello è più complesso da interpretare, però consiglio di incontrarlo. Lo rimettiamo ogni sera in prova. Io adesso chiederei ai figli in che modo hanno costruito i loro personaggi, soprattutto quello che leggendo appunto il copione, perché c'è una tale distanza anche con il romanzo, che parliamo del copione. A un certo punto i figli, quello che passa nello spettatore è che c'è una netta, uno scontro fra il legame versus distruzione, e i figli presentano loro stessi attraverso la distruzione di sentimenti, degli oggetti, di tutto. In che modo allora avete una cosa che forse... Vi interroghiamo, noi facciamo... No, solo aggiungere a quello che stai dicendo, che è assolutamente giusto, quello che almeno a me ieri sembrava, non so poi se voi l'abbiate fatto intenzionalmente, che proprio appunto in questo loro definirsi nella relazione dei genitori, in realtà mi sembra che gli mancasse una sorta di identità loro, che non fossero riusciti a costruire una personalità, ad autodefinirsi in quanto persone, che invece vivessero solo... Poi però questo, ribadisco, è solo una percezione mia, non so se si possa rispondere meglio.
tutti hanno entrambi costruito una personalità propria, cioè nel senso non sono cresciuti come generalmente si cresce all'interno di una famiglia tra virgolette normale. Io rifiuto completamente la maternità, mentre lui fa il contrario, no? Continua a fare figli a destra e a manca. Quindi diciamo che sono delle personalità definite ma non sviluppate. Non so se sono stata sì. Chiara come concetto, che è un po' complicato da... Poi come l'abbiamo affrontata, non l'affrontata in maniera diversa perché i personaggi sono completamente diversi, quindi cercando di interiorizzare quello che era e cercando tutte le difficoltà, quindi essendo il testo letterario, nel pronunciare quelle parole, che forse è la cosa più difficile. Però come diceva appunto stamattina Starnone, in effetti questi che hanno una lungaggiata parlano in un certo modo, hanno studiato, per cui usano quei termini, quelle linguaggi. Quindi se poi pensi a questo, insomma, potrebbe diventare anche più semplice di dire quelle cose lì. Non so se si è risposto. Sì, 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 sì. No, io penso che poi questi due, ormai quest'uomo e questa donna, che ormai sono adulti, infatti trovino poi, nonostante le loro grandi diversità e le scelte diametralmente opposte della propria vita personale, però poi trovino un momento non tanto di complicità, ma di comunione in quello che è un immenso e tragico dolore che non si è per nulla rimarginato, nonostante ormai siano due persone adulte, adulte, molto adulte, nel senso 40, per cui sono persone grandi che vivono la loro vita, e nonostante questo, al momento in cui in un lasso temporale molto breve però sviluppano una parabola emotiva estremamente complessa, ricascano in una tragedia da adolescenti in qualche modo, per cui loro entrano in scena da adulti, ma a un certo punto tornano bambini, perché si rendono conto ambedue di non aver minimamente comunque superato quella che è stata la grande tragedia della loro famiglia, cioè il fatto che il padre se ne sia andato e, come dice la sorella, ma soprattutto il fatto, come ha detto anche noi, che poi sia tornato. E in tutto questo è ovvio che come se hanno preso prima un destro e poi un sinistro, però, perché 4 anni sono tanti, e i bambini comunque in 4 anni si ricostruiscono in qualche modo, poi quest'uomo torna e ristabilizza tutto un'altra volta, e in questa confusione tragica i due hanno dovuto trovare una loro maniera di sopravvivere, che per una è diventare una donna dura, che appunto che dice cose feroci rispetto alla maternità, ai bambini e alla famiglia, e l'altro invece è uno che di famiglia non se ne è fatta una, ma dice: mettiamo che mi sbaglio, me ne faccio per un 4 in giro e una di queste riuscirò a prendere qualcosa di buono in qualche modo. È che non c'è una realizzazione del dolore di nessuno dei due, perché sembra che tutti e due l'abbiano superato, invece entrambi nascondono i segreti di quando erano bambini, uno le foto, l'altro la BES. Quindi entrambi poi si ricongiungono in questo dolore infantile, neanche adolescenziale. Mi permetto di chiosare facendo un piccolo spoiler, però la magia del teatro vi permetterà di cancellarlo. La reazione dell'essere tornati bambini e l'espressione massima del dolore è la distruzione di tutto. Alla fine riescono a, cioè litigano eccetera, però poi distruggono tutto. E quello avviene casualmente, però non è fatto apposta. Non c'è un'intenzionalità. La prima rottura di un vaso no. Non è intenzionale. Non è... No. Non so come l'ha scritta Domenico, però secondo le indicazioni registriche non è fatto apposta. Cioè la prima rottura. Sì, no, no, la prima rottura, però poi c'è la liberazione. La liberazione. Capito che è come ciò che è la famiglia analisi, la brava cosa che ti dicono, la cosa nervosa, rompi qualsiasi cosa, agi, sfoga, ira in qualche modo, no? E quindi loro lo fanno a questo modo qua.
però il primo atto certo, però il successivo, cioè è un po' il piano inclinato, la rottura non intenzionale è quello che permette di dire va bene, possiamo distruggere tutto e ricominciamo da capo. Esatto. Non so se vogliamo adesso aprire... Sì, quasi un po' come se la colpa di tutto fosse la casa, no? Sì. Alla fine noi ci andiamo a chiudere in case che abbiamo desiderato per tutta la vita, delle quali rimaniamo prigionieri, e i nostri nemici invece di stare fuori stanno dentro casa, e quindi quella casa diventa la vera prigione, ed è colpa di quegli oggetti, di quei posti, qui non riusciamo a non sentire un legame affettivo fortissimo, ma allo stesso tempo sentiamo tutto il peso, tutto, i lacci, quindi la distruzione. Io non la vedo come una distruzione liberatoria alla Zabriskie Point, insomma, con le cose che saltano in aria, per cui poi dopo l'immaginiamo con la motocicletta che vanno per l'Aurelia. No, è anche, fa parte del progetto di distruzione anche per avere quei soldi che gli servono per andare avanti 4-5 anni, insomma, per disaffezionare i propri genitori a quella roba lì. Sganciare l'utero, di desacralizzare quel luogo, ecco. Per poter, però, poter avere i soldi, perché neanche loro riescono a immaginare una vita al di là di quelle mura lì e al di là di quelle relazioni umane là. Quello che si vuole tematizzare che manca in questo forse è proprio la costruzione di un qualcosa da parte loro, cioè, neanche quell'atto probabilmente. E la costruzione, peraltro mi faceva venire in mente nel rapporto con i soldi e in questo caso anche con la famiglia o con la non famiglia, anche il personaggio di Nadar che è quasi assente dal romanzo, che invece è abbastanza presente nell'opera teatrale, che ha una caratterizzazione in qualche modo, se vogliamo, anche di portare un po' di comicità ogni tanto in scena, che stempera, però anche lui è un personaggio che ha avuto successo nella vita, ma che non ha costruito e che ha rifiutato la costruzione di una famiglia. Non lo so, io onestamente non ho letto il romanzo, quindi io non so che portata avesse nel romanzo questo personaggio. Nel testo teatrale io ho sempre avuto problemi proprio a definirlo un personaggio, perché un personaggio lo vedi attraverso quello che dice e quello che fa. E quindi non lo so, io ho avuto veramente molta difficoltà e ho anche difficoltà a parlarne perché mi arrampicherei sugli specchi. Quello che è accaduto e che io ho osservato mentre cresceva, si approfondiva questa situazione, facevamo più repliche, è che io, proprio nella difficoltà di definire un personaggio, invece ho trovato una posizione diciamo soddisfacente nell'essere ascoltatore. Direi quasi che forse nella storia del teatro stiamo andando verso una novità, che è la figura dell'ascoltatore, che non se ne è mai parlato. E cioè osservando, ascoltando il racconto di Aldo, io cresco, io mi do corpo, divento visibile prima a me stesso e poi presumibilmente al pubblico. Quindi è difficile per me dire, perché ripeto, la funzione oggettiva nel racconto è quella di ascoltare, di aiutare lo sviluppo della narrazione attraverso le poche considerazioni che io faccio. Tecnicamente è questo, però poi mi sono accorto che lavorando, come dire, in passività,
non cercando di... Tutte le volte che imponevo una battuta era come se io avessi fame di parlare e quindi il mio parlare diventava eccessivo. E in effetti all'inizio era così. Poi invece mi sono maggiormente identificato con questo ruolo di ascoltatore, ma anche di spettatore privilegiato di quello che l'attore fa sul palcoscenico. Io credo di averlo già detto, a volte se mi distraggo è solo perché Silvio fa delle cose strane che non ha fatto il giorno prima. Allora, mi piace questa sua ricerca, invece di stare tranquillo, beh, ormai quello è fatto, le battute la dico lì, quella poi piglia un pezzo di plastica da una sedia, lo guarda e comincia a parlare mentre guarda questo pezzettino di scotch che ha tolto, che non c'è mai stato, oppure prima stava in una parte del palcoscenico e poi in un'altra. Ecco, io sono cresciuto, fra virgolette, come personaggio, come attore nel palcoscenico attraverso questo percorso. È un po' complicato, io non so nemmeno se sono stato in grado di spiegarlo, ma non era facile. Non so se una domanda dal pubblico oppure dobbiamo già salutarci. Una sola domanda o anche due, non è che siamo, no, ma perché poi la compagnia deve andare perché insomma stasera si recita e quindi c'è una domanda, qualcosa, io rompo gli indugi, dico soltanto che quando io faccio esami penso sempre a Silvio Orlando nella scena dello scrutinio della scuola e appunto penso, e c'è sempre quando c'è quello che è lo studente che inizia a soffrire così, io penso sempre al personaggio di Silvio Orlando e dico vabbè facciamogliela un'altra domanda, cioè, troviamo sempre del buono. E così come penso a braccia rubate all'agricoltura, è una domanda incredibile. Questo, c'è qualche domanda? Siamo stati esaustivi. Poi abbiamo Domenico insomma ci ha stato talmente illuminante per i film. Allora, spettacolo dura. Un'ora e 45. Ma il tempo è talmente profondo che un'ora e 40, un'ora e 40, quando lei dice un'ora e 40, un'ora e 45, il costo del biglietto è una media di 15 euro, veramente alla portata di chiunque, credo, perché la media è quella, e si recita in italiano, per cui il testo è comprensibilissimo, non ci sa, venite, fate piacere all'inizio, che non c'è internet. No, no, pensate che sia un problema secondario questo. Come, diciamo che la media, insomma, il pubblico medio italiano è un'ora e mezza prima di poter fare pipì e cose. Allora capita proprio la ricaduta è sul suo monologo più drammatico, più ha bisogno di più silenzio totale, in quel momento comincia a sentire gente che va verso la toiletta. Non sanno perché. Quindi lei vuole un'ultima cosa, io non dovevo fare questo spettacolo, ma dopo per le cose del destino l'ho fatto, nel senso che noi produciamo lo spettacolo. È la nostra produzione, anche quell'altro, anche della scuola era la nostra produzione, e il prossimo, questo che abbiamo visto, il pezzettino che abbiamo visto stasera, abbiamo prodotto anche quelli. Maria Laura, che è la vera produttrice, poi insomma per anima che rende possibile i desideri, i sogni. Però questo spettacolo non lo dovevo fare, pensavo di essere troppo giovane per farlo, penso un po'. Perché appunto insomma, si va verso un'area del disincanto che intorno ai 65-70 anni, io ancora non ci sono arrivato, non sento molto quelle cose, per una serie di motivi contingenti mi sono trovato io in scena a farlo, insomma. Ed è diventato la nostra produzione principale. Siamo molto contenti perché è nato come un esperimento totale, un azzardo,
totale, insomma, perché oggi in Italia purtroppo, come vogliamo definirlo, drammaturgia contemporanea, insomma, parlare dell'oggi, di quello che troviamo poi andando a casa, dopo che abbiamo finito di vedere lo spettacolo, è molto raro, insomma, c'è un po' di immobilismo da questo punto di vista, siamo un po' rassicurati un po' da quei 6-7 autori che si fanno e che è sempre bello rivedere con sensibilità nuove, moderne, rinnovate, con attori nuovi, registi nuovi, però insomma l'idea che ci sia la possibilità anche fianco a questo di sviluppare un discorso sulla drammaturgia contemporanea che parli dell'oggi, che sia un po' uno specchio della realtà, è una cosa che poco alla volta stiamo prendendo coraggio, insomma. E noi siamo partiti molto in sordina con questo spettacolo, siamo partiti in teatri piccolissimi, da 300 posti, così, per il primo anno siamo stati lì dentro perché avevamo un po' paura di esporci troppo, e poi dopo quest'anno invece abbiamo capito che c'è un'esigenza di questa cosa, prima non so se noi l'abbiamo sviluppata bene, abbiamo dato una risposta positiva, totale a questa esigenza, ma credo che ci sia una voglia di trovare un teatro che sia una molla, un sintomo di dibattito sull'oggi, ecco. Che ritorni a parlare dell'oggi e di quello che ci sia un po' di stanchezza rispetto a un teatro che parla di se stesso, ecco. Molto spesso si parla di tanto teatro che ha al suo centro il teatro, come riferimento il teatro che si è fatto, che si farà, proprio il linguaggio teatrale inteso in senso stretto, insomma, che ha prodotto anche cose magnifiche, per carità, insomma, anche quello, però insomma, accanto a quello, anche in maniera rozza, anche in maniera così naif, come volete chiamare voi, l'idea che si possa tornare a un teatro di parola attraverso parole nuove, con autori nuovi, sia una possibilità per il futuro, che riporti a teatro persone che non vanno più a teatro perché non trovano più una cosa che li riguardi.